E si va a casa. Entriamo senza pagare. Cavolo, se torno dal Giappone sono un torno a spaccare i piatti, oh. Tienimi sedia, che mi incacchio. Volevi? Oh mio Dio, raga, ma che turno ho fatto? Sono una piccola canaglia. Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo nell'ultimo video che sto registrando per il Giappone. Sono abbastanza stanco, quindi quest'oggi a Rainbow Six Siege probabilmente giocherò a cuscinate contro gli avversari e non con un'arma. Ma siamo comunque carichissimi, perché Rainbow Six me lo chiedete sempre e io vi accontento, anche perché semplicemente a me piace come gioco. E siamo su confine, la Corea lancia i missili sul Giappone, benissimo. Oggi siamo in una città che non mi sembra molto turistica, ecco. 0-0, la partita inizia subito. Sapete che cosa dico io gioco con Mr. Glass, perché c'ha le cuffie da FVJ. Termite, te prego, non te se può vedere con quegli occhiali, ok? E te Ibana, fate un po' una piega, perché insomma. Mi raccomando, se volete vedere un altro video di Rainbow Six Siege, che alternerò magari con dei video di gruppo, 25.000 mi piace, spolliciate adesso. Ma poi togliti Jekyll, che ci sono io con l'occhio di Vegeta, che prendo tutte le statistiche che mi servono. E tra l'altro aggiungo anche un po' di acqua di Michael Jordan, che mi fa diventare fortissimo. Troviamo subito sto biorischio. Andiamocene a casa, che si è fatta pure una certa, Contenitore di biorischio trovato. C'hanno anche una recluta di là. Hanno voluto fare i birichini. Mettiamoci qua sotto, che così non ci rompono le scatole. Allora, laggiù dovrebbe esserci una. Bravissima, me la ricordo. Sto iniziando a imparare bene dove sono tutte le telecamere. Sono diventato così bravo che potrei entrare in banca senza farmi vedere. Stiamo attenti, perché da là e laggiù escono sicuro proprio. Occhio, Jekyll, che cosa stai facendo? Mica cammina dritto. Fai paura. Ah! Devo pure dare un'occhiata che non arrivi nessuno di qua. Ok. Ok, entriamo. 4. Beh, mi è piaciuto come ho lanciato il mio drone. 4v4. Qua non c'è nessuno. Entriamo, direi, eh. Oh, mamma mia. Io me lo ricordavo che le veloci erano così. Le pubbliche, insomma. Guarda, hanno già vinto il turno senza di me. Ma non ho fatto niente. Ma basta. Ma cos'è tutto sto coraggio? Un bersaglio più che una persona. Adesso voglio vedere se anche come difensore è andato a cercare le persone. Ho preso il mio amico Pulse, che assolutamente mi fa battere il cuore. Infatti piace vedere anche agli altri se batte il cuore. Ok, con Pulse bisogna fare un po' come con Caveira. Bisogna andare un po' in giro, capire dove potrebbero essere le persone, da dove arrivano. In mezzo agli armadietti dei pompieri è una buona position in realtà, Ok, eccolo il primo qua, il nostro primo amico. Ed è andato il primo, brutto porco, che non sei altro. Sensore è attivato. E siamo a due. Grazie Pulse, tu sì che sei un grande amico. E ciao bello pure tu. Mamma mia raga, ma che potenza. Ma che potenza sono? Dove sta l'ultimo? Raga, vuol fare l'impavido? Gli faccio vedere io che cos'è l'impavidismo. Ah, con la mia sole nero. Mamma mia raga, ma che cosa ho fatto in sto turno? Ho quasi fatto un full ace, full team, come cacchio li chiamate voi, insomma. Ne ho fatti 4 su 5. Mannaggia, i miei compagni riescono anche a rovinarmi una cosa bella. Ve lo giuro, c'ero quasi rimasto male prima. Cioè, non mi hanno dato quella voglia, quella possibilità di andare contro gli avversari che li avevano uccisi tutti. Adesso me li sono presi tutti io, così imparati. E adesso, scoffa con Twitch. Io cerco se ci sono telecamere da distruggere. Eccola qua, una. Ciao. Ok, qua ce n'è un'altra. Mi piace distruggere tutte. Non credo che le guarderanno mai, però a me piace guardare. Cioè, dividere. Mamma mia, quanto mi voglio divertire a punzecchiarli. Oh, l'ho preso in faccia. Ai. Retromarcia. Vieni qua, bella. Scossa. 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 Ti piace la scossa? Scossa. Sono diabolicissima. 4 kill, 2 assist con il drone di Twitch e si va a casa. Grandi ragazzi, bravi così. Ma adesso ce ne facciamo subito un'altra. Ma chi siamo? Cioè, se siamo così forti che quando siamo addormentati, allora giocherò sempre a Rainbow Six quando sto per addormentarmi, quando ho le occhiaie. Continuiamo a giocare come squadra, vai che siete forti. Ma perché mi vogliono già espellere? Raga, sono appena entrato.
A caso! Per quale motivo? Niente, raga, non vogliono giocare con le persone forti. Non c'è altra spiegazione. Comunque nel libere gira il, tipo il peggio troll. Cioè, c'è gente stranissima. Siamo su Costa e sapete cosa si fa su Costa? C'è la villa dei ricchi col bar fuori, quindi la smontiamo col martello. Guarda, IQ e Twitch, i tecnologici lì con l'iPad e il tablet. Entriamo senza pagare, come i calciatori di Serie A. Ammazziamo tutti con Sludge. Andiamo che già... abbiamo un passo che è proprio pesantissimo. Ecco, se magari entrassimo da questa finestra qua, che è mezza vicina, mezza no. Bella, che è entrato pure bene. Allora, qua intorno non mi sembra ci sia... è qua, eh? Beccato, bello, eh? Ciao, anima. Ciao, anima. All'Akbar, entriamo. Dai, amico. Pulse, non è morto. Non è morto. Ma fa brodo. Acchettate sto buco, bello. Becca... Black Eye distru... Eccolo... No! Avevo colpito sia Pulse sia Bandit. Però mi è piaciuto, mi è piaciuto. Io sono stato abbastanza avventuriero in questo round. Ma cadaveri ovunque, raga, ma che cosa è successo? Andiamo di Frost a sto turno. Perché quello colore recluta? Se non sbaglio, in questa stanza ci stava una specie di trucchetto dove tu potevi tipo mettere qua dentro una cosa del genere. Ecco, tipo... Devi nasconderti qua dentro. Così vedevi tipo le persone che arrivavano. Una cosa del genere. Perché vedete, prima l'altezza testa è quella. Distruggi quei droni schifosi. No, chi mi ha ucciso? No, dato cosa che stavo dietro il bancone? Com'è possibile che mi hai ucciso? Ma stavo... sì, vabbè, ma nessuno che guarda la finestra, siamo seri? Ma no, non ho neanche sparato a me. Ha sparato il bandito davanti. Ho preso uno con la trappola. Fermi tutti. Grande così, che anche da morto faccio danni. Sono una piccola canaglia. Cosa ha fatto quello? No. Cioè, c'era quello che era appeso come un salame. Va bene, andiamo con calma. Passo per passo. Passo che puzza e passo che non puzza, visto che bisogna analizzare i piedi. Andiamo, aga. Usiamo il nostro drone per vedere. No, no. L'altro drone io volevo, vabbè. Ok, di qua sembra che possiamo entrare, eh. Questo che cacchio sta facendo qua? No, vabbè, raga, ma questo è lo stesso che gli ho fatto scudo da prima, ma dai. No, che palle, cavolo, siamo rimasti in due. Non so se riesco a beccare un piede. Sì, 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 aspetta. Bella zii. No, ma non mi bucare davanti, oh, ma sei pazzo, fra. No, l'ho tirato. L'ho tirato. Salvami. Salva. Ma sei scemo. Ma salvami. Ma ammazzalo piuttosto. Almeno fai qualcosa. Capisci che ti arriverà qualcuno, no? Non è possibile. Queste cose non le tollero. Cavolo, se torno dal Giappone sono un torno a spaccare i piatti, oh. Tienimi sedia, che mi incacchio. Ah, perfetto, mi ha fatto entrare così in partita con... senza poter scegliere niente. Vabbè, qua c'è la gente con i tordi, Twitch così, Termite così, tutte quelle cose belle. Io sono vestito con l'uniforme dell'OBS, ma vabbè. Ok, lì c'è una trappola. Qua c'è un piccolo amico che vuol fare il furbo, eh. Schifoso. T'ho beccato, eh. Ah, ha vinto così proprio. Vabbè, ma andiamo di Bandit, dai. Adesso facciamo un turno come si deve, ve lo dico io. Come si dice nella vostra lingua? Come la ciliegina su una torta. Vedete che vi dico? Tanto prima o poi... tanto passerà qualcuno di qua per forza. Noi ci mettiamo qua e aspettiamo. Come delle giovani marmotte. Dove va questo? A Usain Bolt, con una pistola. Torna qua, c'è nessuno mi sa. Dove stanno arrivando sti qua? Di qua? Raga, ma sta morendo troppa gente inutilmente. Così a caso. Si lanciano tutti. Ehi, ehi, bello. Ehi, che voleva, frate? Ma sei pazzo? Ma tu sei qua e c'hai anche una trappola da superare. Sono in una botte di ferro. Ma questo qua sta continuando a correre avanti e indietro. Ma che sta facendo? Sta continuando a correre avanti e indietro, a sinistra e a destra. Volevi, bello mio, eh. Continuava a fare la corsa nel quartiere, ma alla fine non cambiava la cosa. Devo sempre risolvere tutto io nella situazione, com'è? Il mio fidato Jekyll mi aiuterà, come sempre. Dai raga, siamo 2-1. Vabbè, a sto punto salgono tutti, saliamo pure noi. Questo ha visto qualcosa, fidatevi. Andiamo avanti, va. Allora, io sto seguendo il Termite, non so in realtà che cosa stia facendo della sua vita. Però noi lo seguiamo, eh. Sembrerebbe che possiamo andare avanti, a meno che questo qua non fa il figo.
Ma sei pazzo? Ciao. No, 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 no. L'ho battuto io. Non c'è scritto ferimento. Sacchi di pulci che non siete altro. Ci posso riuscire, eh? Non è vero per niente. Oh, oh. Mio Dio, raga, ma che turno ho fatto? L'ho detto che ci riuscivo. Mamma mia, ma che ho fatto? Un 1v3 o un 1v2? Vabbè, se non mi rubava quello, forse era un 1v3. Mamma mia, 4-0. Mamma mia. Animale, animale, questo video di Rainbow Six Siege può concludersi qua. Nonostante sono stanco, morto e non ho dato cuscinate, ma comunque ho dato sani proiettili addosso a tutti, abbiamo fatto due partite molto, molto belle. Mi raccomando, 25.000 mi piace se volete vedere un altro video di Rainbow Six Siege. Vi potete iscrivere al centro e guardare altri miei due bellissimi video lati. Grazie per essere arrivati fin qua, siete i migliori. Stay angry, stay animals. Shoo.